Stavo pensando proprio in questi giorni alla responsabilità che abbiamo nel vivere queste assemblee sinodali e poi ancora nel periodo successivo, quando in un qualche modo insieme dovremo tratteggiare le linee del nostro cammino diocesano, perché sia un annuncio vero del Vangelo. E l'annuncio passa sempre attraverso la nostra testimonianza, attraverso la nostra convinzione, attraverso il nostro entusiasmo. Voglia il Signore che l'entusiasmo di quella gente che incrociava Gesù per le strade diventi anche il nostro. Voglia il Signore che tutti noi in un qualche modo siamo affascinati dal Vangelo per poterlo portare, per poterlo testimoniare. C'è una preghiera antichissima che diceva: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani, ha soltanto i nostri piedi, ha soltanto la nostra voce, ha soltanto le nostre persone per portare Cristo al mondo. Abbiamo una responsabilità che è partita dal battesimo e che noi siamo chiamati a rinnovare. Ieri pomeriggio, passeggiando in mezzo alla Roma, Roma storica, Roma antica, tutte queste testimonianze, tutte queste chiese immense che testimoniano anche la fede dei romani, la fede di coloro che sono passati lungo queste strade, la fede di tanta gente semplice che ha contribuito per la realizzazione di tutte queste chiese, di queste basiliche. E mi ha fatto pensare, guarda solo, come Dio veramente opera meraviglie. Io mi aspetto moltissimo da queste assemblee sinodali e vi assicuro che sono certo che il Signore ci riserva anche delle sorprese immense, che ci aiuterà a capire attraverso quali sentieri noi dobbiamo camminare. Il nostro compito in questo momento è proprio quello di pregare. Nel Vangelo c'è scritto: chiedete, domandate, abbiate il coraggio. Nel Vangelo c'è scritto tante volte: voi chiedete ma non ottenete perché chiedete male. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti a chiedere bene, ad essere in sintonia con Lui, affascinati dalla Sua parola, ma soprattutto protesi verso questo nostro mondo che non ha bisogno di tante parole, ma ha bisogno di testimonianze semplici, concrete, che passano attraverso la vita ordinaria di ogni giorno.